se hanno domande, chiaramente possiamo. Va bene, chiaramente questo è un incontro tra virgolette di servizio, quindi qualunque richiesta o di chiarimento, approfondimento o dubbio, alzate subito la mano e aprite il microfono, così cerchiamo di risolvere subito. Prego, allora non so se è Francesco, direi di iniziare. Sì, magari mentre Francesco condivide le slide, giusto due parole di introduzione. Sono insomma, contenta che abbiate già fatto il passaggio della revisione dei documenti in cui dovrebbe essere un po' stato chiarito il tema della gestione del trattamento dei dati personali nell'ambito delle soluzioni che verranno offerte per le università interessate tramite la CRUI. Come quindi vi è stato spiegato, diciamo, tramite la cui vi verranno offerte sostanzialmente la possibilità di accedere alla nostra piattaforma di collaboration Google Workspace e anche la possibilità di accedere a servizi cloud attraverso appunto Google Cloud Platform. E come immagino Rosa vi abbia già introdotto, in queste due configurazioni diciamo, il responsabile del trattamento dati è diverso proprio per la natura delle due soluzioni. Però, ripeto, questi sono temi che avete già trattato e su cui non mi dilungo. Quindi oggi con Francesco avevamo pensato di darvi un po' una panoramica su come appunto Google, in qualche modo è in linea con le richieste del regolamento generale sulla privacy e in particolare laddove ci fossero delle esigenze specifiche che prescindono dal GDPR stesso, ma esigenze di conservazione dei dati, ad esempio in specifici data center, nel caso di Google Cloud Platform, addirittura in Italia, piuttosto che in Europa per la parte Workspace. Vi indicheremo come è possibile attivare questo tipo di data localization, così come vi forniremo alcune indicazioni sugli strumenti che Google mette a disposizione sia per la piattaforma di collaboration che per la piattaforma Google Cloud, sistemi di encryption dei dati, laddove diciamo, la richiesta di encryption stessa vada a muoversi da un pura encryption che viene comunque assicurata per i dati sia in Workspace che in Google Cloud, laddove invece in qualche modo vogliate che non sia Google a gestire le chiavi crittografiche con cui i dati vengono criptati. Quindi, una breve panoramica, come è stato detto, interrompete con domande perché insomma, non siamo qui a fare una lezione, siamo qui a cercare di chiarire qualche dubbio per darvi degli strumenti di conoscenza rispetto a queste tematiche. Ovviamente né io né Francesco, adesso ci presentiamo, siamo dei legali, abbiamo un ruolo diverso in azienda, io mi occupo di seguire tecnicamente la proposizione Google Cloud e Workspace per la pubblica amministrazione, ho lavorato con Jürgen e del team in questi mesi per la definizione diciamo, la messa in esercizio della disponibilità per le università della piattaforma cloud e della piattaforma Workspace. E lascio la parola a Francesco per presentarsi e magari dare il via alla presentazione stessa. Sì, scusa, grazie Silvia. Solo una cosa che mi ero dimenticata all'inizio, prima di dare la parola a Francesco. In realtà, poi al termine dell'incontro, Davide Gilesi di CRUI, il collega della CRUI, vi metterà in chat un form per avere l'attestato di partecipazione, perché lo abbiamo pensato poi in questi giorni, perché visto e considerato che diciamo, sia da parte della CRUI aver organizzato questi incontri e sia da parte vostra avervi partecipato e quindi poterlo in qualche modo dimostrare, può essere una di quelle misure, no, che compone, diciamo, può essere utile per dimostrare che è una di quelle misure, insomma, che si è adottata per cercare di mitigare. Quindi chi di voi ritenesse che poter dimostrare di aver partecipato a questo incontro, che non è sufficiente come misura, però compone le varie misure, noi abbiamo pensato di potervi rilasciare un attestato di partecipazione di oggi, così che possiate in qualche modo anche certificarlo. Prego. Sì, mi presento brevemente. Innanzitutto, buongiorno, bentrovati e bentrovate per questa presentazione. Mi confermate che riuscite a vedere il mio schermo? Io lo dovrei aver condiviso, ok? Io, vabbè, sono Francesco Marchesani,
in Google da quasi un anno e mezzo ormai. Prima ho lavorato per il mondo finanziario, lavoravo in Unicredit. Mi occupo di cyber security e dei temi di compliance per il public sector in EMEA, Europa, Medio Oriente e Africa. Lavoro quindi con Silvia sul perimetro italiano. Quello che è l'obiettivo di quest'oggi è un po' di raccontarvi, no, le misure che intraprendiamo lato security, lato compliance. Il taglio specifico è su Google Workspace, ciò non di meno, poi alcune cose sono valide anche sulla parte di Google Cloud, tenendo presente che su Google Cloud, avendo la possibilità di creare applicazioni, migrare, creare workload, c'è anche più margine di manovra su tanti aspetti di security, lato strettamente cliente. Allora, presentazione comunque, a me piace, come è stato detto anche all'inizio, no? Interagire, quindi se ci sono delle domande su temi specifici, quando volete, ovviamente interrompetemi. La prima domanda grande è come andiamo a gestire il rischio lato regulator, no? Perché questo è poi il tema fondamentale lato compliance. Cos'è che facciamo in termini di risk assessment, di protezione del dato, di ownership del dato? E a chi tocca fare cosa, no? Quello che poi è parte integrante del DPA. E poi c'è un'altra parte che secondo me è sempre di interesse, almeno a livello potenziale, sulla cancellazione del dato, sulla portabilità del dato, no? I temi di interoperabilità sono sempre più importanti per evitare il cosiddetto vendor lock-in, cioè se domani dovessero esserci dei cambiamenti, come posso portare questo dato su altri sistemi, cioè la standardizzazione del dato di fatto. Qual è il nostro lavoro qui in Google? Essere sia trasparenti su quelle che sono le misure tecnologiche, legali, contrattuali di security, sia dare poi aiuto, no? Fornire l'aiuto necessario in termini di accesso alle piattaforme, tool, best practices, interazione diretta con voi, no? In caso di dubbi, necessità e così via. Tutte queste cose poi fanno parte di un risk assessment che comunque va messo in atto da parte dei nostri clienti, soprattutto al mondo pubblica amministrazione, comunque quei contesti fortemente regolamentati. Qui è giusto per darvi uno spaccato, no, di alcune regulation, talvolta sono delle regole, talvolta sono degli standard, talvolta sono degli audit, no, come questi qui, SOC 1, SOC 2, SOC 3. Per quanto riguarda l'Europa, appunto, il mondo GDPR, le clausole contrattuali, quello che era il Privacy Shield, che poi adesso è andato a spostarsi nelle standard contractual clauses, con tutto ciò che è ancora in divenire, no? Sulla parte di trasferimento dati dall'Unione Europea all'America e viceversa. Abbiamo anche delle misure verticali, chiaramente anche sui vari stati, in base a quella che è la compliance dello stato specifico. Questa è una delle domande chiave, no? Lato regulator, perché chiaramente noi dobbiamo sempre metterci nei panni di chi è dall'altro lato. Io ricordo nel 2018 lavoravo in Unicredit, no? Quando il GDPR è diventato operativo c'era tutta questa attenzione chiaramente al dato, alla privacy, al dato personale, ovviamente perché quando c'è una regolamentazione, no? Come quella sulla protezione dei dati, chiaramente bisogna dare conto a qualcuno come il garante della privacy, il DPO e la Data Protection Authority, quindi bisogna pensare anche da quel punto di vista. Per quale scopi sono, diciamo, i dati di Google Cloud, di Google Workspace sono memorizzati? Noi abbiamo una certificazione, una degli standard, 27.018, quella relativa alla data privacy nel cloud, che dice che il dato è utilizzato assolutamente per il motivo per il cui il cliente, diciamo, ha bisogno e necessità. Quindi non ci sono altre tipologie di trattamento di dati al di fuori di quelle strettamente necessarie alle operazioni lato cliente. E questa è parte di una certificazione. Oltre all'impegno, così a voce, c'è anche, diciamo, una manifestazione pratica in questa certificazione. Non so se qualcuno di voi in passato ha mai dato un'occhiata a queste certificazioni ISO. Diciamo, ci sono cose più divertenti nella vita, però sono fatti in obiettivi, in objectives e controlli. E tutti questi sono controlli che vengono sondati periodicamente, tipicamente ogni anno, da parte di... vabbè, nel nostro caso di Ernst & Young di recente, comunque di una terza parte, no, che fa l'audit sostanzialmente e rilascia la certificazione. Poi ovviamente, ecco, questa è una cosa molto interessante perché c'è un tema proprio di condivisione dell'informazione, perché siamo qui quest'oggi, no, a utilizzare il nostro tempo per questa conversazione, proprio per fare educazione su questi temi di security, di compliance. Oltre a, diciamo, questo approccio frontale, diretto, seppur virtuale, no? Ci sono tutta una serie di documentazioni online che vengono messe a disposizione sulla parte di
protezione del dato, compliance rispetto al GDPR, best practices di security, sia per Google Workspace sia per Google Cloud. Quindi questo è anche importante, se siete interessati, magari vi giro le top 3-5 risorse online, anche per, diciamo, averle sotto mano adesso e per il futuro, di fatto. Cos'è il GDPR? Molti di voi lo sapranno molto bene, chiaramente, è questa General Data Protection Regulation, quindi una regolamentazione europea che riguarda il trattamento dei dati personali, di fatto. E ci sono tutta una serie di misure volte a preservare e a tutelare il dato personale. Quindi c'è questa distinzione tra data controller e data processor, chi è che va a processare il dato e chi è che lo controlla, di fatto, nel titolare autonomo al trattamento in Italia. C'è tutta la parte relativa al data breach, una notifica di data incident, no? Quindi sono i data leak relativi ai dati che vengono trafugati, vengono in qualche modo utilizzati non per il fine legittimo. Ecco. C'è tutta la parte di data deletion, il ritorno dei dati, che dicevamo prima, l'interoperabilità, e c'è anche disciplinato il rapporto con i sub-processor. Quindi se ci sono delle persone che vanno a processare i dati per conto di Google, di un'altra azienda in generale, questo deve essere regolamentato e di fatti è regolamentato nel data processing addendum. Questo è un termine molto importante, questo è un'idea, questo dello shared responsibility model, sarebbe il modello della responsabilità condivisa, fondamentale nel cloud. Questo, diciamo, è una cosa che l'essere umano si porta da tempo, dal passato, no? Perché in alcuni casi della vita, anche nella vita lavorativa, non c'è solo una persona che è responsabile, possono esserci delle responsabilità condivise dalle persone, dalle aziende. E in questo caso questo si mappa sul tema di data controller, colui che controlla, che è effettivamente responsabile della protezione dei dati, e colui che va a processare questi dati perché mette a disposizione le infrastrutture, le applicazioni, le tecnologie. Quindi questo è sempre fondamentale. Uno dei messaggi fondamentali che voglio far passare è: Google mette a disposizione gli strumenti per essere compliant al GDPR, per gestire i dati in maniera sicura. Poi è chiaro che se questi dati, non so, se si creano dei file viene dato l'accesso a tutti quanti, se gli utenti usano delle password che sono già compromesse, si trovano su internet senza secondo fattore di autenticazione, è chiaro che non vengono seguite le best practices e di conseguenza si può essere maggiormente vulnerabili. No? Quindi, messaggio veramente importante lato security: partire da tutto quello che vedremo, tutte le protezioni che dà Google Cloud, e poi applicare le best practices. Questo è fondamentale farlo da subito per evitare che un domani poi ci sono quelle cose che chiaramente nessuno vuole vedere, su incidenti di sicurezza, data breach e così via. Questo è veramente importante. Questo è più concettuale, questo messaggio, no? Questo è relativo ai servizi che noi offriamo. Google c'ha ormai circa 25 anni di storia, viene da un business, tuttora il core business, molto forte sul mondo della pubblicità, Google Ads, e poi che succede? Quando le aziende crescono, si sviluppano, ci sono anche delle stratificazioni, delle ramificazioni, delle altre strade che si prendono. E Google, come anche altre aziende, l'ha fatto, cioè oltre al business Ads che c'è tuttora, no? Sulle ricerche, su YouTube e così via, ha differenziato il modello di business entrando anche nel mondo cloud. Cosa significa? Che c'è questa linea dove io lavoro, dove Silvia lavora, che è relativa all'erogazione di servizi cloud. Può essere Google Cloud, può essere Google Workspace. E questo business cloud è un business separato dal mondo Ads. Quindi una delle cose importanti, ma penso ovviamente lo sappiate già molto bene, è che i dati che utilizzate su Workspace non sono utilizzati per fare Ads, pubblicità, cioè targetizzata, non mirata. Sono relativi alla vostra azienda, siete voi i data controller di fatto, avete la possibilità di accedere, di modificare i diritti d'accesso e così via ai vostri dati, e poi c'è un tema di availability. Sapete che c'è la CIA triad, no? Confidenzialità, integrità del dato e availability del dato. Parte dei nostri service level agreement va nella direzione dell'availability, della disponibilità, con questo 99.9% per Workspace. Questa è un'altra visione, una visualizzazione dello shared responsibility model. Quando parliamo di Workspace parliamo di un SaaS, di un software as a service, tanto più ci andiamo a muovere sul lato per esempio delle macchine virtuali, tanto più ci muoviamo sul mondo infrastructure as a service, che è quello che magari si può mettere in piedi con Google Cloud di fatto. Allora, dopo questa prima introduzione, no, generale, andiamo un po' più nel dettaglio. Vi porto prima su alcuni aspetti di compliance, poi su alcuni aspetti più
diciamo, verticale di sicurezza e poi c'è una conversazione finale, diciamo, un Q&A per scambiarci anche delle opinioni, delle domande, delle osservazioni. Allora, Francesco, prima cosa... scusami, interrompo. Quest'ultimo punto è molto importante, relativamente allo scambiarci delle idee. Come noi abbiamo preparato e abbiamo condiviso con la CRUI e non solo, un documento in cui abbiamo raccolto alcuni elementi proprio a supporto della nostra posizione rispetto a quanto appunto è stato pubblicato da qualcun altro. Queste nostre conversazioni che sono andate avanti anche con il ministro dell'istruzione del merito, non con il Ministero dell'Università, ma in prima battuta, perché come sapete tali comunicazioni hanno raggiunto anche le scuole, diciamo, quindi condivise con quel Ministero, e non so se sono state già oggetto di pubblicazione da parte del Ministro stesso, però lo sarà, se non lo sono lo saranno a breve. Questo per dirvi che rispetto a certe affermazioni è importante portare degli elementi, ma soprattutto è importante che gli elementi che Google porta siano in qualche modo comprese, condivise e diciamo in qualche modo ratificabili anche da chi come voi poi si trova a gestire i nostri strumenti da una parte e avere responsabilità di relativamente alla data privacy. Quindi penso a tutti i DPO presenti magari oggi in questa nostra conversazione. Per noi è importante anche ricevere un riscontro rispetto alla documentazione che abbiamo messo a disposizione. Quindi laddove voleste segnalarci che c'è qualcosa di mancante piuttosto che di poco chiaro, siamo disposti a rivederlo. Ripeto, tale conversazione con il Ministro dell'Istruzione e del Merito e ci aspettiamo a breve un loro pronunciamento in tal senso rispetto a quanto circolato nelle settimane passate. Francesco, ti lascio. Sì, Rosa vuole dire qualcosa? Non so se Silvia tu ti riferisci, c'è stata una circolare del Ministero alle scuole in cui non c'è scritto moltissimo, diciamo, che fa un po' il punto sul fatto del ruolo del controller, del processor e di quanto, insomma, bisogna mettere in campo tutto sommato poi misure tecniche e organizzative per mitigare il rischio. Quindi c'è stata questa circolare, non so se ti riferisci a questo. Di cui avevo notizia io era specificatamente legata alla risposta di come Google e anche Microsoft, perché diciamo, affrontano temi relativi alla data privacy, proprio in risposta a quelle comunicazioni. La possiamo comunque condividere questa circolare, così magari E potete magari vedere capiamo se stiamo se è partendo. quella. E comunque, a proposito di questo, tu parlavi di condivisione, durante l'incontro di giovedì è venuto fuori il fatto che in passato i colleghi dicevano di aver avuto qualche difficoltà a contattare Google per quanto riguarda proprio l'articolo 28 del GDPR, cioè la nomina al responsabile del trattamento, e quindi ci chiedevano nello specifico se questa volta avevano dei riferimenti più precisi. Io mi sono permessa di dire che i riferimenti ci sono, tra l'altro abbiamo inserito anche all'interno della documentazione che abbiamo negoziato molto faticosamente a lungo, diciamo. Quindi da questo punto di vista l'accountability rispetto alla negoziazione con il processor, quindi con il responsabile del trattamento, c'è stata tutta, proprio ai sensi dell'articolo 28 del regolamento. Quindi non è solo Google che dice cosa fa con i nostri dati, ma anche noi che abbiamo messo all'interno della documentazione tutte quelle che sono le specifiche che ci dovrebbero essere ai sensi del GDPR. Quindi magari condividiamo questa circolare, così magari vedi anche tu se. Sì, perfetto, grazie. Sì, come dicevi Rosa, il fatto di acquisire Workspace piuttosto che Google Cloud attraverso la CRUI consente all'università in qualche modo di aver visto gestito faticosamente, come ricordava Rosa, in altra sede tutte queste tematiche. Quindi in qualche modo noi per svariato tempo abbiamo fatto in modo che nel momento in cui venissero offerte queste soluzioni, comunque ci fosse stata una chiarezza rispetto a come a tutti i temi legati alla data privacy, chi è responsabile del trattamento dati, che come vi dicevo è leggermente diverso nel caso di Workspace e di Google, proprio e di Google Cloud, proprio anche in base a quello shared responsibility model che faceva vedere prima anche Francesco. Comunque, andiamo E avanti. Silvia, ascoltami, Enzo Saraceno scrive: buongiorno, si potrebbe avere un link alla documentazione che Google ha messo a disposizione in modo che si possa inviare al DPO di Ateneo? Non capisco a quale documentazione fa riferimento, però.
perché se è la documentazione che abbiamo negoziato e che è a disposizione degli Atenei, quella è già disponibile. Pensavo a quella che si riferiva alla dottoressa Bellucci, quella documentazione per il discorso DPO, no, non era questa qui. Per il rispetto del GDPR, perché noi in passato abbiamo avuto una mail da parte di un'organizzazione, e quindi volevamo capire se c'era stato un riscontro in merito a quella documentazione. Possiamo fornirlo, è un modo per anche per avere riscontro da parte vostra se le indicazioni che vi forniamo sono in qualche modo chiederemo poi alla CRUI di farsi da portavoce, quindi diversamente da quanto ti avevo detto in passato, Jürgen, che ti avevo dato quella comunicazione dicendolo di non distribuirlo a terzi. In questo momento l'orientamento dell'azienda invece di avere proprio un ritorno da voi su quanto poi quelle indicazioni siano per voi esaustive o necessità di ulteriori altri elementi. Quindi magari ti fornisco la versione italiana, Jürgen, di quel documento che ti avevo mandato un paio di settimane fa. Intanto si sta animando, sono contento la discussione. Prima di dare la parola a Michele Pinassi, io però, magari Rosa anche qui indirizza tu magari meglio la cosa, io però vorrei darvi, non so se avete già partecipato agli altri incontri, no? oppure meno, però vorrei darvi una visione per quello che è il mio punto di osservazione, poi ciascuno faccia come crede. Allora, perché noi abbiamo incontrato nel frattempo anche il garante e ci siamo fatti una chiacchierata, no, con la vicepresidente. Quindi abbiamo una visione un po' più completa delle cose. Allora, non ci in questo momento la come dire, l'aspetto formale è importante, no? E quindi quello che noi abbiamo fatto con il gruppo ICT della CRUI, con Google come con altri, abbiamo cercato di rendervi disponibile tutta la documentazione di adesione al contratto, in convenzione CRUI, una documentazione che in qualche modo è stata negoziata, no, sotto diversi aspetti. Quindi dal nostro punto di vista, dal punto di vista formale, questa documentazione, no, risponde a quello che sono in questo momento, no, la necessità, no, di una pubblica amministrazione con l'università che deve aderire a un contratto. Dopodiché noi riteniamo, ma non lo riteniamo noi, la situazione attuale in cui è stato invalidato, si faceva riferimento prima, no, il Privacy Shield, che comunque in qualche modo tutte le relazioni con Big Tech non americane ma extra UE comporta in questo momento dei rischi. Allora, quello che bisogna fare è adottare, si diceva, delle misure tecnico-organizzative per cercare di mitigare qualunque rischio possibile. Mitigare non vuol dire risolvere, non c'è stata attuare una soluzione. Mitigare vuol dire aver fatto tutto quello che è nelle proprie disponibilità per mitigare il rischio. Quindi, nel momento in cui dovesse esserci un problema di qualunque natura a fronte di una possibile denuncia, il garante deve indagare, non si può dimostrare che non ci sono rischi o che tutto è a posto. Bisogna dimostrare che, stante la situazione, si è fatto il massimo delle proprie possibilità. Ecco, noi siamo in questo campo, cioè non esiste di fronte a una lettera, a una minaccia di qualcuno, una risposta che si possa o si debba dare. Dal nostro punto di vista. Poi bisogna vedere se chi scrive è legittimato a farlo, cioè entriamo in un ambito molto complesso dove ciascuna università, sulla base della propria autonomia e sotto la propria responsabilità, deciderà quello che vuole fare. Però non esiste, no, un documento che in qualche modo mette tutti al riparo. Esistono delle misure, esiste una parte formale che noi riteniamo sia già in qualche modo definita. E poi esistono delle misure tecnico-organizzative, ed è qui che stiamo vedendo quali possono essere, per cercare di mitigare. Quindi io vorrei però quindi smarcare un po' la cosa, no? Che ci si aspetta sempre. Qualcuno ha detto la CRUI deve rispondere a Monitor API. No, la CRUI non ha titolo a rispondere a nessuno, e comunque non esiste un documento fornito da Microsoft o da Google o da AWS o chiunque altro che possa in qualche modo mettere al riparo, no, chi utilizza le tecnologie. È un discorso che va approcciato
no, sotto diversi aspetti. Non so se Rosa vuole dire altro, o altrimenti poi diamo la parola a Michele. Prego. È stato perfetto, diciamo, nella descrizione. Io volevo solo aggiungere, anche perché mi è giunta voce, che il garante non fornisce parere, perché è proprio del GDPR, cioè non è che tu vai e chiedi parere. Ci sono delle situazioni per cui il garante dà pareri e altri per cui emette solo dei termini e decisioni. Quindi non è questo il punto. Io ora ho trovato la circolare del Ministero, magari te la condivido, Silvia, così vedi un po' se all'interno, insomma, hanno un po' recepito. Ti ho appena condiviso la comunicazione del Ministero dell'Istruzione del Merito. Cioè un paio di paginette della firma del direttore generale. Allora, prima di andare avanti, allora la parola a Michele Vinazzi e poi a Rodolfo Megarelli. Prego. Rodolfo Megarelli, okay, prego. Sì, prego, prego. Vi ringrazio per l'opportunità. Allora, premetto che sono un tecnico e quindi non ho competenze giuridiche, non ho una formazione giuridica in merito. Però, quando si parla di misure tecniche e organizzative necessarie alla protezione del dato, chiaramente ci si riferisce a tutte quelle misure tecniche e organizzative che legittimamente noi, clienti di Google Drive, Google Workspace, si può mettere in atto. Ora, che io ricordi, forse ricordo male, non è che abbiamo la possibilità di fare più di tanto per quanto riguarda la gestione dei dati. Sì, alcuni dati, se non ricordo male, la definizione sulla documentazione parla di data at rest. Quindi c'è un argomento di dati, un settore di dati su cui noi si può legittimamente operare decidendo se averli nell'Unione Europea, quindi sotto la tutela del GDPR, oppure no. E queste sono misure tecniche organizzative. Però a quanto abbiamo compreso anche insieme ad alcune figure più specifiche in merito, non è possibile al momento, quantomeno così ci risulta, e qui magari è una domanda per voi, non so se avete già risposto, ripetita Juvent, in ogni caso, noi vorremmo avere la tranquillità, mettiamola così, che comunque sia le rilevanze esposte anche dall'European Data Protection Board neanche un mesetto fa in merito agli ultimi accordi di trasferimento dei dati, comunque sia noi anche in merito a quei dubbi espressi dall'ETPB siamo comunque tutelati, perché effettivamente leggendo quel documento qualche perplessità sorge, e siccome non tutto è nel nostro potere di utenti, ci piacerebbe capire un attimino chi ci fornisce il servizio, se è in grado di rispondere positivamente o meno a queste perplessità. Vi ringrazio. Grazie a te. Vado io? Sì. Allora, non ho compreso bene, va bene, ma non importa. Credo che il collega si riferisse al Data Privacy Framework e alla bozza, diciamo, che è stata messa in consultazione, che è stata comunque approvata, ma poi si doveva sentire la Commissione Europea e l'EDPB, su cui sono state espresse delle perplessità. E le perplessità riguardano soprattutto quello che riguarda i diritti degli interessati, perché sappiamo benissimo che la gestione della data protection negli Stati Uniti rispetto a quella europea è abbastanza diversa. Chiaramente l'executive order di Biden, poi il data privacy framework e tutto il resto hanno dato una spinta verso una nuova decisione di adeguatezza che si spera ci sarà entro l'anno. Però quello che volevo dire ai colleghi, e qui fuori, quando faccio le riunioni fuori dal verbale, diciamo, è che le misure organizzative, tecniche, il fatto che i dati risiedano in Europa su server non risolve il problema, perché il problema è a monte. Se non c'è la decisione di adeguatezza, quello che tutti quindi dovremmo fare è interrompere qualunque tipo di trattamento, perché si dovrebbero interrompere tutti i trattamenti: Google, AWS, Oracle, Microsoft, tutto. Si dovrebbe interrompere tutto. È possibile questo? È possibile fermare il paese? Tra l'altro ci sono degli articoli del GDPR che consentono
delle deroghe rispetto alla decisione di adeguatezza. Sono le binding corporate rules, le standard clauses, ci sono tutta una serie di altre cose. Chiaramente sono, e quello ripetiamo sempre le stesse cose, misure aggiuntive che vanno a tutelare i dati. Tutto dipende dal tipo di dati che trattate, come li trattate, le misure organizzative, se il tipo di autorizzazioni che avete, quante persone accedono al sistema, crittografate tutti i dati. Ora sentiremo, magari io lascerei proprio lo spazio a Francesco, perché magari ci dice proprio tecnicamente quello che possiamo fare, anche perché queste riunioni erano proprio destinate alla parte tecnica, cioè come operare per poter proteggere al massimo i propri dati. Poi il trattamento dei dati è sempre un'attività a rischio. Nei processi che abbiamo, se tutti abbiamo fatto la declaratoria dei processi, quella del trattamento dei dati, che poi è il core business delle università, è un'attività a rischio, sempre, in ogni caso. Quindi come attività a rischio va trattata di conseguenza. Per quanto riguarda quello che le DPB ha detto relativamente alla bozza di Data Privacy Framework, è chiaro che non ci sono tutte le garanzie che poi la comunità europea ha inserito all'interno della Data Privacy, però questo è proprio nelle cose. Si andrà verso una decisione di adeguatezza necessariamente, perché altrimenti si interrompono tutti i rapporti anche commerciali e tutti sappiamo che il GDPR è valido non nella comunità europea ma nello spazio economico europeo, quindi anche per quei paesi che non fanno parte della comunità europea ma fanno parte della SE, quindi dello spazio economico europeo. Questo cosa vuol dire? Che quello che si cerca di tutelare è tutto quello che spinge l'economia. Ok, per quanto riguarda il settore educational, chiaramente ci siamo trovati di fronte a un problema molto grosso, perché abbiamo avuto la pandemia, abbiamo avuto un iper sfruttamento di sistemi di cui magari prima non conoscevamo nemmeno l'esistenza. Chiaramente questo ha messo in moto tutta una serie di dinamiche. Ora, quello che volevo dire è che non si è mai al sicuro, chi deve valutare se utilizzare o meno un sistema è sempre e comunque il titolare del trattamento, perché lo deve fare sulla base del proprio registro del trattamento, delle proprie attività del trattamento, dei dati che sta trattando. Quindi non lo può fare qualcun altro e non lo può fare un sistema. Ok, il sistema che cosa può fare? Può fornire tutte le tips possibili e immaginabili per aiutare tutti quanti a appunto mettere in campo il massimo delle misure che si possono mettere in campo per poter tutelare i dati. Non so se... Sì, c'è Rodolfo Megarelli che ha ancora la mano alzata, non so se vuole intervenire. Sì, molto velocemente, intanto grazie per queste opportunità che trovo preziosissime. Quando parliamo di condivisione, parliamo della condivisione di documenti nella nostra, posso dire nostra adesso, community? Ho capito bene? Sì, nel senso che, allora, noi tutta la documentazione di adesione la trovate nella community vostra, nostra, nel senso che è riservata solo alle università, ai centri di ricerca che partecipano alla ISIT della GRUI, e per ogni contratto trovate la documentazione di adesione, comprese gli allegati, e quindi per il trattamento dei dati che noi abbiamo negoziato in questo caso con Team e Google relativamente a questa fornitura. Quindi sì, è tutto lì. Perfetto, 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 grazie Giulio. Prego, prego. Tra l'altro, siccome a questi incontri stanno partecipando alcuni DPO evidentemente interessati per questi argomenti, non so se il DPO ha sempre accesso a questa documentazione, comunque tutti i DPO che hanno in questi giorni hanno fatto richiesta, noi li abbiamo inseriti nella community, quindi a beneficio di tutti, di tutti i contratti che sono trattati dalla CRUI. Per ogni contratto c'è tutta la documentazione di adesione, quindi assolutamente è possibile visionarla, e eventualmente, io non credo, ma se ci fosse necessità di avere chiarimenti specifici oppure di suggerire qualcosa, insomma, noi siamo qui. Adesso addirittura stiamo provando, perché poi ci corre sempre, però stiamo provando, per esempio, stiamo per rilasciarvi la documentazione di adesione per il contratto Dell, in questo caso
ve la rilasciamo tra virgolette in consultazione, cioè in modo tale che possiate magari fare delle osservazioni prima che diventa insomma in qualche modo definitiva. Quindi assolutamente massima collaborazione. Ottimo. Se non c'è altro, andiamo avanti. Prego. Sì, voglio solo puntualizzare una cosa che secondo me è poi importante anche dare una risposta tecnologica, no? Se non sbaglio Michele aveva fatto la domanda sul TLS, io qui nella presentazione tratto la cifratura, quindi sia in transit che questa qui, diciamo mondo TLS, sia at rest, giusto per disambiguare, no? E dare tutti gli elementi necessari. Abbiamo due casistiche, Google Cloud e Google Workspace. Partiamo da Google Workspace, poi andiamo anche su Google Cloud. Quanto a Google Workspace, effettivamente, se si va a selezionare una region per organizzazione, per delle parti, delle sottoparti dell'organizzazione, quella region vale per i dati at rest. I dati che sono memorizzati nei nostri data center su disco sono cifrati di fatto nativamente, poi in alcuni casi si può anche gestire la chiave, no? La cosiddetta Customer Manager Encryption Key. Per quello che riguarda il dato che è in transito, no? Che viaggia, della richiesta TLS, funzionalmente come che lavora il TLS? C'è un endpoint, una persona che si connette a usare il servizio, posso essere io, uno studente, un docente, e che sia, e poi c'è il server dall'altra parte. Server che tipicamente, quando parliamo di Google Workspace, è un server che si trova in Europa, per motivi molto semplici, motivi di latenza, motivi di efficientamento. Quindi mi aspetto che la comunicazione dal client al server sul TLS avvenga verso un indirizzo che espone il servizio Workspace che sia in Europa. Laddove questo non dovesse essere vero, per alcuni casi specifici, abbiamo comunque le standard contractual clauses, quindi oltre diciamo al mezzo tecnico e quello che vedo io normalmente, no, è che abbiamo degli endpoint in Europa, ciò nonostante sono anche le standard contractual clauses che vanno a disciplinare, no, sempre e comunque anche eventuali trasferimenti extra Unione Europea. Questo è il mondo Google Workspace. Quando invece parliamo di Google Cloud, parliamo non so, di attivare delle proprie applicazioni, dei workload, dei carichi di lavoro, possono essere macchine virtuali, possono essere dei container e così via, lì c'è la possibilità di dare una regionalizzazione addirittura molto molto verticale. In Italia abbiamo due region, c'è cioè quella di Milano dello scorso anno, quella di Torino annunciata pochi giorni fa, la scorsa settimana. A quel punto io posso anche dire che il mio servizio che fa una determinata cosa non solo memorizza i dati in un punto specifico, ad esempio a Milano, ma il servizio che processano, l'endpoint al cui mi connetto in TLS per avere la cifratura in transit, sia anche diciamo, fisicamente, logicamente in Italia. Quindi questa è un po' una parte relativa al mondo della cifratura. Se non ci sono altre domande, no, anche per cercare di dirvi un po' di tutto, poi lascio un po' di spazio alla fine, io andrei avanti, vi do qualche altro cenno, no, sulla parte di sicurezza e delle misure che potete implementare, e poi appunto... Alzato la mano Domenico Cecchini, prego. Prego. Buongiorno, grazie della spiegazione. Volevo fare una domanda proprio su questa parte qui, perché ok, i dati possono essere geolocalizzati in Europa, però da quello che ho notato i record MX puntano comunque a server che sono localizzati negli Stati Uniti. Verrà fatto qualcosa anche per questi? Perché al momento non conosco altre soluzioni. Ho visto che altri invece... fornitori di servizi usano una politica diversa, cioè i server che rispondono ai record MX sono localizzati in Europa. Grazie. Sì, avevo visto anche io qualcosa di del genere, no? La famosa comunicazione di monitor APA, quindi non è qualcosa di nuovo. So che erano stati fatti dei test alcuni colleghi internamente all'ingegneria per vedere se questi fossero tutti, puntassero tutti a server US, quindi negli Stati Uniti. Non in tutti i casi era vero, spesso e volentieri ci avevamo delle risposte, diciamo, dei ping, no? Per testare le connessioni anche da server europei. Detto ciò, so che ci stanno lavorando i colleghi, sia internamente di fatto. Quindi non so se questa è stata fornita anche come risposta ufficiale a Monitor APA, nel caso faccio un'altra verifica e quando vuoi, cioè, contattami anche, scrivimi un'email, lo vediamo internamente, ecco, per capire come gestirlo. Ok, grazie. Quindi massima disponibilità. La mia mail la trovate anche nell'invitation, comunque marchesani@google.com, per qualsiasi cosa, massima disponibilità. Ecco, scusami se ti interrompiamo continuamente, no, Umberto Ciocca pure ha una domanda, prego. Vedo altre domande, sì, Umberto, non so se vuoi. No, non interviene, allora possiamo andare avanti, dai. Sì, poi, ripeto, quando volete, scrivetemi. No, scusate, posso? Sì, prego. Ah, ecco, buongiorno.
No, mi sembra di aver capito però che i log invece non era possibile geolocalizzarli. Allora, questo come funziona? Allora, noi abbiamo una serie di oggetti sostanzialmente per i quali la geolocalizzazione è garantita. C'è anche la lista sul nostro sito ufficiale, quindi quando parliamo di quei dati, no, che possono spaziare dai file memorizzati su Workspace fino agli eventi del calendario e così via, siamo sicuri che quei dati al 100% siano, diciamo, nell'Unione Europea di fatto, in Europa. Ci sono dei dati specifici, non sono sicuro che log facciano parte di questa categoria, ma in linea di principio potrebbero fare parte, che non, per i quali non è assicurata la regione europea. Quindi potrebbe darsi che però queste tipologie di dati, c'è anche la lista, ecco, poi magari la condividiamo e se ci sono delle perplessità lo vediamo in un secondo momento, per i quali non è detto che siano in Europa. Quello che è importante, voglio condividerlo, è che per tutta la parte core di dati relativa a Workspace, comunque siamo assicurati, no, che i dati siano in Europa. Detto ciò, tutto questo discorso rientra in quello che si diceva prima, nel fare comunque un risk assessment, nel considerare la piattaforma, nel ponderare, no, tutte queste tematiche anche di region, di compliance, quindi questo per avere una visione d'insieme. Anche qui poi, se c'è necessità, possiamo vederlo, possiamo discuterlo anche con la nostra ingegneria, con i nostri legali, come preferite, ecco. Massima disponibilità. Ok, grazie. E di che. Allora, andrò un po' più veloce su questi temi, perché magari sono di alto livello, anche per avere un po' di tempo alla fine. Quindi starò fermo sui temi più importanti dal mio punto di vista. Questo fa parte della data protection che noi, diciamo, come Google mettiamo in campo. Alcuni commitment sono qualcosa per i quali noi ci spendiamo, no? E quindi parliamo ad esempio dei nostri contratti, non sostanzialmente, scusate mi sono distratto, mi stavano chiamando, però torno a voi, di come il dato viene processato e di tutti quelli che sono le firme degli impegni di confidenzialità per i nostri dipendenti. Io stesso quando sono andato qui in Google ho firmato un bel po' di documenti sulla parte di data confidentiality. C'è un tema di sub-processors per Google Cloud, noi nei nostri DPA parliamo esplicitamente di sub-processor, c'è la lista di sub-processor che è pubblica, e assieme ad essa vengono condivise tutte le motivazioni, chi ci accede a questi dati, da che paese e per quale fine, no? Una questione di massima trasparenza sui sub-processors che ci abbiamo come Google. C'è questo tema, questo white paper, che secondo me è interessante, vale? Questo è uno dei documenti da visionare, più di lato legale compliance, o quelli che sono gli approcci per l'European Standard Contractual Clauses, no? Noi supportiamo la versione più veloce, più recente, scusate, delle standard contractual clauses. Questo è un documento pubblico, questo è una query su Google, no? Quindi è abbastanza facile da reperire col modello appunto più recente. C'è un tema, questo sempre in ottica GDPR, di data return and deletion, cioè quando il dato viene ritornato, no, per l'interoperabilità è cancellato, qualche cenno perché ne abbiamo già parlato. Il dato appartiene al cliente come data controllo, quindi il dato può essere esportato in forma di standard una volta che pare il servizio viene dismesso. Il dato comunque, oltre alla parte di ritorno del dato, può essere cancellato in maniera, diciamo, persistente dai servizi Google, così che avviene dietro le quinte. C'è anche un video interessante su YouTube che fa vedere come questo dato viene, proprio come gli hard disk vengono fisicamente distrutti, no, alla fine del loro ciclo di vita. Comunque, una volta che viene fatta una richiesta di cancellazione del dato, e questo vale per Google Workspace, ma anche per Google Cloud, entro 6 mesi, di questi 180 giorni, il dato viene completamente cancellato dai sistemi. Quindi questo è giusto per darvi un'idea. Ci sono delle, ecco, la parte di assistance, che riguardano, come anche noi, come Google Cloud, questo meeting può essere un esempio, comunicazioni ex ante, ex post possono essere un altro esempio, ma anche tutta la possibilità di comunicare con il nostro team legale, con il nostro team di privacy, per quelle che sono le necessità lato strettamente security, ma anche più compliance, no? Per quello che ci stiamo dicendo. La parte di data region, penso che ormai sia un po' tutti siete a conoscenza di questo, ma lo sottolineiamo nuovamente, è possibile scegliere la data region. Non c'è per Google Workspace la possibilità di scegliere proprio l'Italia, no? Fisicamente un paese, ma c'è la region europea. Nella versione Enterprise o Education Plus, che si voglia, no? A seconda
del target, sì. Si può scegliere una sotto, cioè, Silvia? No, no, volevo dire che appunto la versione Workspace for Education, che è all'interno della nostra possibilità nella, tramite la CRUI, che è la versione Workspace for Education Plus, vi consente dal pannello di Google Admin di scegliere dove il dato venga conservato, come spiegava Francesco. Non riusciamo a farvelo vedere direttamente live perché non siamo admin del nostro ambiente Workspace, però insomma è abbastanza semplice il pannello della slide precedente. Questo è lo screen, giusto per dare visibilità. Senso, vi posso far vedere il mio, ma non si attiva, è proprio un settaggio dell'account, come settings dell'account è possibile scegliere scegliere fra l'Unione Europea e gli Stati Uniti. Come diceva Francesco, sono i data center europei, se non si specifica esplicitamente il data center, non c'è questo tipo di granularità che invece è presente nel momento in cui, ad esempio, vogliate utilizzare una macchina virtuale in cloud piuttosto che un bucket di cloud storage piuttosto che un database. In quel caso è possibile scegliere specificatamente il data center su cui il dato venga conservato. Sì, c'è una mano alzata, Umberto Ciocca, non so se è da prima o deve intervenire. No, era sempre, avevo dimenticato la mano da prima. Scusate. Perfetto, allora possiamo andare avanti, grazie. Va bene, allora qualche altro cenno di cose che vi volevo dire e poi lascio come promesso qualche minuto per le ultime domande. Andiamo a quello che è veramente il mio dominio, no? È un'estrazione proprio cyber security, quindi vorrei toccare alcuni punti interessanti. Al di là, diciamo, della parte più commerciale su questo aspetto, abbiamo dei principi cardine che implementiamo sia in Google Cloud sia in Google Workspace. Ricordo che Workspace, nello specifico, essendo un SaaS, gode di tutta una serie di controlli, misure di sicurezza che vanno dalla sicurezza fisica dei data center, sicurezza perimetrale delle macchine, identificazione dei data center, fino poi a livello applicativo di fatto. Tutto questo qui lo gestiamo in Google Cloud, quindi la parte di gestione delle vulnerabilità, di test, di rilascio, la cifratura, con la possibilità di dare anche margine di manovra con la cosiddetta client-side encryption, la parte di access control per tutto ciò che è di pertinenza a Google, e qui ancora una volta richiamo l'avvisaglia di prima, no? Mi raccomando, quando poi vengono, diciamo, create queste organizzazioni per i metro crew, per le università, in generale per qualsiasi organizzazione, azienda, mi raccomando a dare i permessi giusti alle persone, perché poi se la gente accede violando, no, il need to know, list privilege, poi sono anche alla base, no, della filosofia GDPR, possono esserci dei problemi. Quindi c'è tutto un tema di awareness da fare anche internamente sulla condivisione del dato e sui permessi corretti. Qui abbiamo già detto qualcosa, i nostri servizi sono nativi su TLS, TLS 1.3, di fatto che è la versione più recente che c'è per la crittografia in transit, anche la cifratura REST esiste by default, quindi quando uno va su Google Cloud, su Google Workspace, di default il dato viene cifrato. Quindi questa è un po' più tecnologica questa slide, però vi faccio vedere che è cifrato a vari livelli potenzialmente. La cifratura hardware nei data center, abbiamo la cifratura a livello di file system, la cifratura applicativa in alcuni casi, a livello di piattaforma quando parliamo di database encryption. Qual è il messaggio che deve passare? Comunque, diciamo quella CIA triad, no? La confidenzialità viene tutelata tramite la cifratura. Quindi se qualcuno fisicamente entra nei data center, si porta via i rack, le macchine dei rack, questi dati sono di fatto cifrati con algoritmi ad oggi non deprecati. No? La S256 e l'S113 sono algoritmi di fatto più utilizzati, ritenuti più sicuri oggigiorno. Quantum computing tra qualche anno, chi lo sa. No? Cifratura by default, questa è un'altra chicca tecnologica, ma non voglio ammorbarvi, però giusto per dirvi che il dato in realtà, quando viene memorizzato nei nostri data center, viene diviso in maniera distribuita. Quindi non è che qualcuno accessa tutto un documento, tutto un insieme di file. Questi file sono divisi fisicamente sui nostri data center perché Google ha questo file system distribuito sulla parte cloud. E ognuno di questi data channel, ognuno di questi blocchetti di dati viene cifrato con una chiave specifica. E c'è quello che Giulio Cesare chiama divide et impera, no? Divide et impera, il dividere, conquistare, gestire. Client-side encryption, io qui vi ho detto qualcosa, no, tra le righe, è la possibilità di cifrare con una propria chiave, di fatto gestita da un sistema esterno, può essere Vitru, Thales,
Fortinix, no? Tutti questi provider di sistemi HSM, Hardware Security Module, che generano una chiave esternamente. La chiave viene utilizzata dal client e ogni volta che, non so, se accede un documento, se accede una determinata funzione, al calendario e così via, questa chiave va a cifrare e decifrare il lato client. Quindi questo dato va sul server Google Cloud, su STTLS, in maniera già cifrata. La funzionalità utile che io consiglio, soprattutto quando ci sono problemi molto, molto importanti di confidenzialità. Quindi questo, per esempio, nel mondo financial services, dati strategici in un'azienda è consigliato. Per dati normali, la cifratura by default può essere già un'opzione, però sappiate che ci sono diversi prodotti supportati, tutta una lista completa e anche alcuni altri in roadmap. Questo è giusto per Gmail, no? Per mandare email in maniera sicura, con una chiave gestita ancora una volta l'auto client, del pannello di configurazione. Detto tra noi, poi a me piace essere appunto trasparente, ricordatevi che quando si usa la client side encryption c'è un po' più da gestire l'auto operation, perché un KSM, un HSM esterno vi fa più da gestire, e ci sono delle limitazioni. Giusto per darvi un'idea, quando si fa collaboration sul documento, non si può, diciamo, lavorare in parallelo sul documento, ci sono delle limitazioni, perché chiaramente il documento viene cifrato in real time e quindi l'altra persona avrebbe delle cose codificate in maniera diversa. Quindi sappiate che c'è una gestione operativa un po' più pesante, però laddove la confidenzialità è importante in maniera decisa, ecco, tenete presente che esistono anche queste feature. Questo è un esempio, scusa Francesco se ti interrompo, di stress di quel concetto di misure aggiuntive. Ovviamente noi lo mettiamo a disposizione, quindi con Workspace è possibile in Gmail, in Drive, attivare la client-side encryption, che, come ha spiegato molto bene Francesco, è di fatto la possibilità di criptare dati con una chiave che però è esterna a Google, quindi in qualche modo Google non ha alcun modo di accedere, di decodificare quel tipo di informazione che viene criptata attraverso questo meccanismo, ovviamente a scapito magari di funzionalità di collaboration, che sono uno dei punti di forza della soluzione stessa. Quindi laddove necessario, comunque la piattaforma mette a disposizione, attraverso anche questo, il pannello di controllo di Google Admin, nella parte security, come diceva Francesco, c'è la possibilità di in qualche modo indicare qual è il fornitore esterno di chiave a cui volete, con cui è necessario, volete far criptare i dati. Quindi in qualche modo questa funzionalità viene offerta, ovviamente va fatto un ragionamento rispetto alla funzionalità che in questo modo verrebbero un po' limitate dall'attivazione di questa procedura. Sì, grazie Silvia. Aggiungo due dettagli e poi chiudiamo. Diamo spazio alle ultime domande. Questa è un po' una visione generale dello stack di security di Google Cloud. Security come Google Workspace, ma anche Google Cloud, come si parla tutti insieme. Ci sono dei moduli che, se non erro, con molti di voi, quantomeno vedremo anche la prossima settimana. Un meeting verticale. Giovedì di questa settimana. Quindi, che giovedì sulla parte di cyber security verticale, poi lì andiamo nel dettaglio tutte quelle che sono soluzioni security specific. What's next? Cosa ci aspetta dal futuro? No, questo era, se ne era parlato un po' prima, no? Sull'ordine esecutivo del presidente Biden, perché fa comodo sia all'Europa sia agli Stati Uniti d'America avere comunque una visione integrata, no? Un nuovo privacy shield, un nuovo framework sui dati, su come i dati vengono gestiti nei servizi cloud. Il nostro commitment, questo lo trovate anche in documentazione, come cerchiamo, GDPR è qualcosa alla quale ci arriviamo anche nel tempo, se dovessero emergere delle nuove cose abbiamo il commitment per seguire, no? Chiaramente, sia dal punto di vista di business sia dal punto di vista di fornire ai nostri clienti qualcosa che anche in futuro, no, con l'evoluzione del caso, possa essere conforme a quelle che sono le direttive compliance e privacy. Io vi ringrazio, un grande thank you alla fine, e ho qualche minuto prima che anche mi vadano a cacciare da questa stanza, sapete, abbiamo le slot abbastanza contingentati, quindi ditemi voi se ci sono delle domande, se volete chiarire dei punti aggiuntivi. Detto che, qualsiasi domanda, ecco, anche via email, anche offline, massima disponibilità. Tommy. Grazie Francesco. Allora, in realtà le domande le hanno fatte tutte durante l'incontro, quindi non mi aspetto adesso un fuoco di fila, come si dice, però se ci fossero, ecco, diciamo, abbiamo ancora un paio di minuti, se qualcuno volesse qualche ulteriore approfondimento.
Sì, c'è una mano alzata. Prego, Tiziana Montanaro. Sì, buongiorno, sono Tiziana Montanaro, Università del Salento, faccio parte del gruppo del board privacy dell'università. Noi abbiamo avuto con l'attuale piattaforma che utilizziamo di Google Educational una difficoltà interna, cioè a un certo punto volevamo stabilire, definire i tempi di conservazione relativi ai metadati delle mail. E questa cosa Google ci consente di farla fino a un massimo di 30 giorni, mentre noi avevamo la necessità di limitare i tempi di conservazione dei metadati delle mail a 7 giorni. Mi chiedevo se in questa nuova versione, diciamo, del prodotto il titolare ha una maggiore libertà nel definire in generale i tempi di conservazione dei suoi dati. Sì, Tiziana, innanzitutto grazie per questa domanda e ti dico in maniera molto trasparente, non c'ho questa visibilità ad oggi, però quello che possiamo fare internamente, se c'è, qualora non fosse ancora possibile, perché questa può essere una potenzialità, noi ci rivolgiamo internamente alla nostra ingegneria di prodotto, notifichiamo questa esigenza al tuo cliente per vedere se può essere, può decrescere o addirittura non crescere, volendo in altri casi, questa tempistica e lo prioritizziamo. Ecco, quindi questo è quello che possiamo fare in Silvia internamente. Va bene, grazie. Quindi prendiamo il punto e vi faremo sapere. Sì, Silvia, stavo appunto per dirti, prendiamo il punto, poi magari se riusciamo a dare un feedback poi nel tempo, insomma, giusto per non perdere traccia, insomma, di questa richiesta puntuale. Ci sono altre richieste? Non mi sembra. Ma posso fare una domanda barra richiesta al dottor Francesco? Ma sarebbe possibile per i titolari, le varie organizzazioni, gli amministratori dei vari contesti sapere in modo più o meno granulare la posizione geografica dei dati? Per esempio, si è parlato prima dei log, si è parlato prima dei metadati, si è parlato prima del... cioè, per il titolare sapere, guarda, i log sono attualmente su un server dislocato negli USA, i metadati sono attualmente su un server dislocato in Unione Europea, almeno a livello di macro aree, perché questo semplificherebbe di molto la vita al titolare per cercare il più possibile di essere compliant. Assolutamente. Allora, questa è una domanda che mi è stata fatta proprio qualche settimana fa in un workshop similare da un cliente in Finlandia, no? E loro volevano dire giustamente, noi abbiamo la possibilità di vedere i dati dove sono, la console, abbiamo la percentuale, vorremmo sapere questi dati dove sono. Ad oggi lo scenario è quello che conosciamo, cioè non c'è questa possibilità, però visto che più di un cliente sta richiedendo questa cosa, per trasparenza di fatto, no? Perché uno vuole sapere dove sono i dati, da quello che so internamente è qualcosa che si sta cercando di spingere, di prioritizzare. Non posso committarmi su appunto, deadline, su roadmap e così via, però quello che mi posso augurare, che posso riportare anche io, non è appunto questo sistema per prioritizzare internamente le richieste dei clienti, è questa cosa qui, cioè io posso prioritizzare internamente, notificare che ci sono altri clienti interessati e poi vediamo. Quindi questo è massima trasparenza. C'è un'altra domanda, credo? Vedo due mani alzate, adesso non so, prego. Se è possibile, sì, sono Rodolfo. Beh, sulla scia della domanda che ha fatto il collega adesso, sì, ma anche se poi sapremo dove sono localizzati i server, mi sembra che Google, poi per quanto riguarda delle regole statunitensi, può comunque, uso il termine molto grezzo, prelevare e conoscere i dati anche localizzati in Europa e riportarli negli USA comunque. O sbaglio? Questo è il tema Cloud Act, immagino, Rodolfo. E come funziona il Cloud Act? Come funziona il Cloud Act ad oggi? C'è la possibilità, se ci sono dati anche in Europa, da un'autorità, se c'è una richiesta governativa, mi stanno cacciando. E se mi aspettate un attimo, vi rispondo. Esco dall'aula, mi trovo un posticino e vi rispondo, Rodolfo. Arrivo su. Sì, come diceva Francesco, adesso ci risponderà più completamente. Il tema, immagino che la domanda si riferisca al Cloud Act e
e al fatto che laddove il governo americano richieda l'accesso a questi dati, diciamo in qualche modo le società di americane siano, diciamo, venga loro richiesto di fornire il dato stesso laddove questa richiesta avvenga. Sì, ci si conferma. Sono tornato in maniera forse un po' meno formale, però pragmaticamente ci sono. Allora, quello che faccio, di fatto questo esiste, è qualcosa di cui siamo a corrente e vale per tutte le società, diciamo, operanti nella giurisdizione americana. Quello che facciamo come Google Cloud è innanzitutto fornire questi cosiddetti Access Transparency Report. Sono dei report pubblici che mettiamo sul nostro sito, laddove ci siano delle richieste del governo americano, in generale di un regulator, all'accesso ai dati di clienti europei. Quindi c'è un tema di tracciabilità che viene fatto. Chiaramente non puoi andare al governo e dire no, questa cosa non la fai. Quello che facciamo comunque è innanzitutto discutere se c'è un perimetro troppo esteso, se il perimetro dell'accesso al dato va ristretto su un singolo cliente, su un singolo subset di dati. Quindi c'è tutto un lato preliminare quando arriva la richiesta da parte del governo. C'è il tracciamento, come dicevamo, e poi c'è tutta una serie di commitment anche con altre aziende, no? Poi c'è tutto un consorzio che è nato a questo proposito, CloudAct, per cercare di risolvere in modo migliore quanto prima questa situazione. Vi posso condividere, ma lo trovate anche con una query su Google, quello che è il nostro commitment proprio sul mondo CloudAct e come operiamo. Quindi anche lì c'è massima trasparenza sull'operazione. Come se non fidatevi di chi dice no, noi non lo facciamo, noi è comunque parte della regolamentazione, quindi comunque fa parte di questo lavoro, fa parte di questo mestiere, no? di fare cloud, una società appunto americana. E teniamo presente quelle che sono direttive ufficiali pubblicate anche su internet, sul nostro blog, sui temi cloud act, accesso ai dati e trasparenza su questi accessi, per massima completezza. Grazie Francesco. Posso aggiungere una cosa? Chiedo scusa. Certo. Però è possibile che davanti a una richiesta di un'agenzia, per esempio della sicurezza statunitense, la stessa agenzia ponga il divieto di informare che è stata fatta la richiesta e quindi davanti anche a un'eventuale nostra domanda a Google, mettiamola così, se sono state fatte delle richieste su dati personali di una certa lista di persone, ci possa essere risposta in maniera negativa, seppur invece ci sia stata una richiesta, ovviamente per finalità di indagine? Sì, per casi molto particolari sì, per casi molto particolari intendo terrorismo, rischio di terrorismo o pedopornografia. Quindi questi sono i casi in cui non viene fatta questa notifica di fatto al cliente. E temi abbastanza gravi, ecco, se non rientrate in questi casi, auspicabilmente trovate tutto negli Access Transparency Logs, anzi. In Italia sono rari, sono casi che forse sono successi una o due volte l'anno in totale, su tutto il parco gestito, ma comunque lo trovate nei report, la reportistica. Però noi possiamo stabilire un accordo con Google, per esempio, sulla comunicazione quando appunto non c'è un divieto di dare informazioni in questo senso su eventuali richieste di accessi su dati personali di interessati nostri, tra virgolette? Okay, questo è un tema che si può condividere, su quale si può trovare una strategia col mondo legale. So che in passato è stato fatto, io non sono stato direttamente, diciamo, coinvolto in questo, ma so che questa discussione col team legale si può fare per trovare una strategia efficiente a questo proposito. Sono del team legale, quindi non grazie, mi grazie. No, dalla documentazione che ho letto molto attentamente, sia, insomma, ma questo lo fanno diverse big tech, praticamente loro si impegnano sempre a rispondere alle richieste di accesso al dato, cioè non è Google che legge il dato, Google dovrebbe dare l'accesso al governo. Tra l'altro c'è una differenza tra una richiesta di accesso di un'agenzia governativa e invece un ordine del tribunale di accesso, che quello avviene anche in Italia, quindi è già diversa questa cosa, no? E su questo si lavora molto. E generalmente il fatto della non disclosure, cioè di non dire al cliente che è stata fatta una richiesta di accesso, avviene soprattutto quando la richiesta è da parte di un tribunale, quindi per questioni di terrorismo, eccetera, eccetera, quindi per cose molto più non entriamo nel merito. Quello che volevo dire è che in ogni caso, in genere, le big tech,
Google, Microsoft, altri, si impegnano comunque a rispondere in prima istanza, da quello che ho letto, Silvia, dimmi se sbaglio, a rispondere all'agenzia di rivolgersi direttamente al titolare per avere l'accesso a quei dati, no? Cioè in prima battuta in genere la risposta è quella, cioè rivolge, noi non siamo proprietari di quei dati, non siamo titolari di quei dati, non abbiamo accesso a quei dati, perché se i dati sono crittografati Google nemmeno vi accede, quindi rivolgetevi direttamente a te. Quindi in prima istanza la risposta è segreto e fra l'altro anche in linea con la direttiva europea, perché la direttiva europea in qualche modo ha intercettato le istanze del Cloud Act e richiede che la prima richiesta avvenga, quindi nel corso di una legittima investigazione, come si dice, il governo dovrebbe prima richiedere direttamente la richiesta deve andare direttamente al cliente, al titolare. Al titolare stesso. E poi anche dallo studio, insomma, dei report che vengono fatti rispetto alle richieste di accesso, in effetti già di là si vede che l'accesso ai dati viene dato in maniera non così facile, diciamo, quindi c'è già un impegno, insomma, abbastanza, però è chiaro che qui siamo sulla norma, cioè non siamo su quello che si vuole o non si vuole fare, cioè ci sono due sistemi completamente diversi, quello statunitense e quello europeo, ed è su quello che si fonda, cioè la decisione di adeguatezza rispetto ad una modalità, un'operatività omogenea è molto difficile, perché chiaramente siamo su due normative, su due sistemi giuridici completamente diversi, no? Per cui anche per questo, diciamo, il Privacy Shield, la decisione di adeguatezza comunque è stata invalidata, perché già quello era debole in sé, e già si comincia a dire che anche questo DFP, questo Data Privacy Framework, sarà invalidato molto presto, cioè, ma è nelle cose, nell'evoluzione, però diciamo il problema è sempre questo, c'è, cioè, una discrasia tra i due sistemi, però ecco il fatto che bisogna, cioè, che siano poste in campo sicuramente tutta una serie di almeno sulla carta di precauzioni rispetto al concedere accesso ai dati, questo almeno nei documenti io l'ho verificato, diciamo, cioè, grazie, grazie. Ma questo mi sembra molto importante, però, come passaggio, perché sì, è molto, credo che sia un po' il cuore di tutti i nostri problemi, insomma, al di là delle questioni poi squisitamente tecniche, come hanno spiegato, benissimo Francesco e Silvia stamattina, ma poi il cuore alla fine è questo, quindi mi sembra un passaggio molto importante e credo che si possa arrivare anche a una condivisione, anche a una, come dire, non dico semplificazione, ma a un miglioramento di un accordo. Tra l'altro, insomma, ricordo anche che esiste ancora un consenso comunque, no, da parte dell'interessato, quindi si può comunque coinvolgere senza andare a impelagarci, lo so Rosa, ma senza andare a impelagarci in clausole contrattuali che secondo me sono poi alla fine saranno, come dire, migliorative, ma poi si fermeranno davanti appunto a delle eventuali richieste di agenzie o anche di tribunali. Lì a quel punto, se faranno un buon accordo, credo che nessun europeo potrà, come dire, sottrarsi a questa eventuale possibilità. Fermo restando che se io non sarò indagato come interessato oppure messo in qualche lista di terrorista, non dovrò assolutamente preoccuparmi. Ma lì c'è una legge, comunque c'è anche una, come dire, degli accordi internazionali, per esempio per la lotta contro il terrorismo, sono accordi internazionali, no? Quindi il famoso bilanciamento degli interessi tra, in questo caso, protezione dati e, per esempio, lotta al terrorismo, oppure anche contrasti a eventi, a reati, come dire, a livello internazionale tramite degli accordi, penso ad esempio agli accordi OCSE e quant'altro, credo che comunque si possa trovare un bilanciamento. No, mi sembra un passaggio molto importante, grazie molte. Sì, voleva intervenire anche Giorgio Valandro, prego. Sì, telegrafico. Beh, da un lato molto interessante la cifratura lato cliente, che da questo punto di vista, per quanto poco pratica, però dove ci siano dati, per esempio, sensibili relativi alla ricerca, che come università un po' ci capita anche questo, mi sembra che
risolva la radice del problema in qualche modo, o possa mitigarlo molto. Poi c'era una domanda molto formale, stupida, magari avete già parlato. Tutta questa documentazione, gran parte, vedo che è, so che è accessibile, è online ed è sempre aggiornata. È un plus da un certo punto di vista. Da un altro punto di vista, però, no, in base al fatto che io devo avere la documentazione disponibile quando mi viene chiesta, sia per un esame mio interno, sia per il garante ipoteticamente che fa un accesso, ecco, forse l'avete già detto, non lo so, se è possibile, cioè esiste un servizio, no, di, per avere della documentazione da poter conservare che a una certa data, o devo farmela io, scarico da Google, scarico da, scusate, da internet e mi salvo la documentazione. Parlo sulla privacy, cyber security, nomina responsabile. Cerco di risponderti io. Questo è un po' quello che era emerso in Unicredit, perché Unicredit diceva giustamente, se ci viene, se viene la Banca Centrale Europea, Banca d'Italia, a chiederci quelli che sono stati, no? I vincoli, i requisiti, le normative, lato security, lato privacy, va bene che il vostro sito è sempre aggiornato, però non abbiamo bisogno di uno snapshot, qualcosa che sia fisso nel tempo. Quindi quella che era stata la soluzione era di scaricare documentazione di pertinenza più quella contrattuale che è datata, no? Sempre su un tale giorno. Quindi era stato fatto un pacchetto di compliance, security, cloud master agreement, il contratto, la parte di DPA, e si era conservato internamente. Quindi questa è la soluzione più semplice e più efficace, tenendo presente che perché tutto è aggiornato, perché tutto è in evoluzione. Tant'è vero che nella parte di DPA c'è una clausola in cui si dice che le misure di sicurezza andranno a ridursi col passare del tempo, ma staranno al passo con le tecnologie. Quindi c'è un tema di evoluzione della documentazione, però con l'escamotage che è stato usato, della snapshot dei documenti di fatto. Questo è un metodo più artigianale, però funziona. Ma quindi diciamo lo facciamo noi come singola università, ognuno se lo scarica, se lo protocolla, diciamo, ecco. Non c'è un servizio di documentazione fatto da... dalla CRUI? Sì, non lo so, dalla CRUI o dal... Io, Rosa, faccio difficoltà a comprendere, perché noi... Allora, vai. Nel senso che, no, la documentazione, cioè tutta la documentazione ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, quindi la nomina responsabile di cui si parlava sia a Google che a... altri. A team c'è, infatti voi dovete firmarla e noi la trasmetterla, quindi la documentazione ai sensi dell'articolo 28 c'è. Ciò che non credo ci fosse prima, non credo voi avevate una nomina fatta al responsabile del trattamento, questa volta c'è, cioè nella documentazione c'è una nomina effettiva, quindi la documentazione voi la scaricate, la firmate, è già firmata dal responsabile e avete la documentazione, quindi dal punto di vista documentale voi avete la nomina. Grazie, è mia ignoranza, allora, grazie mille. Sì, giusto allora per dare un indirizzo, non è che si scarica ovunque, è nell'area condivisa, insomma, nella community ICT della CRUI, dove di ogni contratto trovate la documentazione. Cioè, allora, funziona così, nel senso, c'è per ogni contratto un documento di adesione, che è un documento, tra virgolette, privato tra CRUI e singola università ente, e questo documento di adesione, tra le altre cose, al suo interno elenca una serie di allegati, tra cui questi di cui stiamo parlando, che sono sempre presenti nell'area condivisa, che voi dichiarate di aver letto e sottoscritto, quindi e ce li rimandiamo sottoscritti reciprocamente, quindi assolutamente disponibili. Tra l'altro c'è anche quel documento sui trattamenti ulteriori di Google, per cui lì dovete dare il consenso se per l'eventuale trasmissione di dati a Google per gli ulteriori trattamenti. Quindi voglio dire, la documentazione è abbastanza, è completa, quindi non credo che chi avesse già il contratto con Google avesse questi documenti già a disposizione. Ecco perché dicevamo con Silvia, la trattativa è stata lunga, molto operosa, ha dato qualche risultato. Bene, grazie. Prego, non so se ci sono altre domande. No, non mi sembra. Allora, io ringrazio come sempre voi tutti della partecipazione. Come abbiamo detto, questi sono incontri di servizio. Speriamo che siano stati utili. Ringrazio Silvia, Francesco e il particolare del gruppo ICT, Rosa Maria San Rocco,
con cui nello specifico stiamo lavorando su questi temi. Chiaramente nella community dei siti della CRUI trovate tutta la documentazione. È anche possibile, noi vi trasmettiamo con le notifiche tutti gli aggiornamenti, e è anche possibile da parte vostra, se avete dubbi o richieste, sottoporceli là, in modo tale che siano messi a fattor comune anche con gli altri. Insomma. Allora, grazie a tutti. Arrivederci. Ciao. Grazie a tutti. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti, grazie. Grazie.